Ragazzuoli, benvenuti, bentornati, secondo video di giornata di Dragon Ball Z Dokkan Battle. A sto giro siamo nel Jap, quindi se vi siete persi il primo video recuperatevelo perché abbiamo pullato da Cooler STR all'interno del Global. Comunque vi dicevo, siamo nel Jap all'interno del Car Test, quindi no, il PG non è mio, full ability domanda che... No, siamo nel Car Test, il PG non è nemmeno ancora uscito, però lo andiamo a provare insieme. Il nuovissimo Beerus Dokkan Fest, come potete vedere, super fisico. Attenzione, leader di una nuova categoria, e cioè Esplosione di Rabbia o, attenzione, Realm of Gods, entrambe le categorie praticamente, che più 3, HP più 130% e attacco e difesa più 170%. Non male assolutamente, in special come potete vedere abbiamo Raises Attack, è già qui. Passiva molto semplice ma efficacissima soprattutto per l'ultima parte, ma non solo. Difesa più 100% di base, ok. Attacco più 150%, attenzione, cosa fondamentale, quando lancia un super attacco. Ciò vuol dire che è diverso dall'avere attacco più 150% all'inizio del turno. Attacco più 150% quando lancio un super attacco vuol dire che sto robo si carica a dismisura e si caricherà soprattutto ancora di più se avrà un buff all'interno del suo turno. E vedremo come in realtà lo avrà praticamente sempre attivo, ok? Nella migliore delle ipotesi in realtà. Attacco e difesa più 70%, come se non bastasse, nello stesso turno se riceve prima un attacco, ok? E cambia randomicamente le sfere di un certo tipo in rainbow. E attenzione, attacco super efficace contro qualsiasi tipo se il nemico è un Realm of Gods. In più, come se non bastasse ancora, abbiamo un active skill che attenzione si attiva a partire dal quarto turno con gli HP al di sotto del 70%, va bene. E cosa fa l'active skill? Attacco e difesa più 50% per un turno ed attacco effettivo contro tutti i tipi. Questo dovrebbe essere a prescindere da Realm of Gods, eccetera. E gli attacchi vanno sempre a segno. Ciò vuol dire che Goku Ultra Instinct della Rival proprio addios, ok? Questi sono i link tipici di Beerus. Categoria che abbiamo già attiva, quindi la possiamo provare assolutamente. Explosion of Anger, quindi esplosione di rabbia, come vi dicevo. Questo è il team che ho messo su. Come potete vedere, ho giocato all'interno del team le due nuove LR anniversario. Doppio Beerus ovviamente, con attenzione anche la presenza di Whis, del nuovo Whis. Allora, noi in questo momento andiamo a provare Whis, Beerus all'interno di questo turno, ve lo dico senza, cioè non al suo reale potere, ok? Cioè non vedremo ciò che è in grado realmente di fare, perché lo vedremo all'interno del turno proprio con Whis, perché è il suo best buddy, ok? Quindi lui in questo momento ha ricevuto un attacco. Carichiamo 2.400.000 di partenza, ok? Che vi dicevo però, allora, in primis non dovrebbero essere super efficaci, quindi come danno effettivo, perché comunque non ci ritroviamo contro un personaggio che rientra all'interno della categoria Realm of Gods. Questo Goku non rientra attualmente, ok? Almeno in questa sua versione, in questa sua fase. Ora, la cosa fondamentale sarà riunire Beerus insieme a Whis. Con Whis che non appena lo ritroviamo riunito con Beerus, non ve lo faccio vedere adesso, vi faccio capire cos'è che fa. Quindi abbiamo messo un Beerus a girare, abbiamo però, attenzione, fermo in realtà un Gogeta, quindi noi facciamo così. Mettiamo Whis in questo modo, quindi facciamo comunque lanciare una special, non fa niente che comunque andiamo avanti così a come capita, insomma. Tanto dobbiamo prima riunire le rotazioni, poi dobbiamo comunque arrivare al quarto turno della battaglia con attenzione, va bene, gli HP che scendono al di sotto del 70% per vedere quantomeno l'active skill, quindi non è un problema. Allora, questa qui è la special di Whis, ok, che critta anche tra l'altro, sta evadendo un bordello e mezzo. Ok, mi sono dimenticato cos'è che volevo dire. Ah, giusto, questo Goku, attenzione, d'ora in poi dovrebbe rientrare... Lo so, sembra strano perché è un Super Saiyan, ma dovrebbe rientrare all'interno dei Realm of Gods. Perché? E fa parte praticamente a questo punto del Goku Evo. E Goku Evo rientra a partire dalla sua formature in, nel reame degli dei per l'appunto. Quindi sia il Super Saiyan, sia il secondo livello, sia il terzo livello, sia il God per l'appunto, sia il Blue, rientrano tutti. Quindi in teoria, a questo punto, all'interno di questo turno... Allora, facciamo così. Forse sto incasinando un pochino io le cose, ma va bene, non fa nulla.
A questo punto riproviamo di nuovo Beerus, però attenzione, con di nuovo nessun buff, quindi comunque non lo vediamo. Allora, al suo massimale non lo vedremo fin quando non arriverà quantomeno con Weezy in turno. Qui però lo vediamo, attenzione, già con l'attivazione della sua ultima parte di passiva. Oltretutto sta attivando la sua parte di attacco e difesa più 70%, dato che stiamo ricevendo prima il danno. Qui lo vediamo già con attivo, attenzione, il danno super efficace. Questo qui, pure con l'additional, dovrebbe essere danno super efficace, dato che abbiamo contro un Realm of Gods. Ecco, vabbè, ha crittato pure. E avete visto come il critico ci ha fatto salire giusto di poco rispetto al danno effettivo che avevamo fatto prima. Quindi a maggior ragione, sì, ci ritrovavamo in danno super efficace. Ok, qui Gogeta ha fatto partire un additional che sinceramente non mi aspettavo, quindi va bene. Allora, Goku Super Saiyan di terzo livello, perfetto. E qui fermi, qui già si comincia a ragionare e cominciamo a vedere delle robe veramente... Anzi, dovremmo cominciare a vedere in realtà delle robe veramente, veramente interessanti. Prima di tutto, andiamo a questo punto a vedere la difesa, anche se ricordiamo che abbiamo prima di tutto il buff della Opaishin, quindi chi più 3 HP, cioè attacco e difesa, più 30%, e attenzione, ulteriore great chance di attacco... Vabbè, ok... Quindi mettiamo da parte già questo buff, che comunque risulterà, a prescindere, fondamentale, perché vi ripeto, quell'attacco più 150% si attiva nel momento in cui lui lancia il super attacco, quindi sono moltiplicatori diversi, come vi dicevo, ok? Inoltre ci becchiamo un attacco prima, quindi noi attiviamo, oltre a quell'attacco più 150%, attiviamo anche un ulteriore attacco più 70% e un'ulteriore difesa più 70%. Va bene, in più ci ha cambiato anche le orb in Rainbow, ottimo. Ma andiamo a vedere anche un attimino Whis, perché risulterà fondamentale per il nostro Beerus. Torniamo forse con un best buddy all'interno proprio del suo di un banner, ok? Quindi personaggio accompagnato da un rare summon a dir poco obbligatorio, possiamo dirlo. Attacco e difesa più 100%, va bene. Grandi chance di evadere, great chance, va bene, di evadere l'attacco nemico, ottimo questo qui. Great chance che comunque si aggira intorno, se non vado errato, ad... Oddio, mi manca adesso, però dovrebbe essere... Sapete, non ricordo se è 70 o 50%, mi pare che AI dovrebbe essere 50%. Vabbè, comunque è un'alta percentuale sicuramente, sicuramente più della metà, ok? Più del 50%. In più, difesa più 50% nello stesso turno in cui l'attacco nemico viene evaso, ok? E attenzione, tutti gli alleati ottengono 50% in più sull'attacco e recovery del 10% degli HP all'inizio del turno se, attenzione... All'interno del turno è incluso un personaggio dal nome Beerus. Quindi per questo vi dicevo che questo personaggio è fondamentale ed è il best buddy davvero di Beerus. In parte perché comunque linkano veramente veramente bene, ma attenzione anche perché ci dà la possibilità di sfruttare praticamente sempre il suo buff per poi andare, per l'appunto vi dicevo, a sfruttare il suo attacco più 150% al lancio del super attacco. C'è doppio buff, c'è doppio buff, quello sì, però... È proprio la Rivals che le colifla. E si gode. E si gode. Oh, ridendo e scherzando, abbiamo tutte e due le rotazioni, cioè le abbiamo tutte e due, Gogeta Veget, Beerus Whis, e ragazzi, come devo fare io adesso a scendere di HP? Siamo sempre nella Rivals, siamo sempre nella Rivals. Come devo fare io adesso a scendere di HP almeno al di sotto del 70% per farvi vedere quella caspita di active skill? Sarà... Oh, però... Allora, sarà una leggera impresuccia, però forse ce la facciamo, lo sapete. Ce l'abbiamo fatta, meno male. Meno male, ci voleva questo in realtà, però qui Veget. Però ragazzi, Beerus
Beerus, Oh, ma vanno... Vabbè, raga, questi sono comunque gli effetti, in realtà, chiariamolo. Cioè, tutti questi additional, tutti questi critici che state vedendo a manetta, sono comunque anche gli effetti delle skill orb. Skill orb posizionate su qualsiasi personaggio e nel miglior modo possibile. Cioè, questi personaggi sono skill orbati, ma... veramente in modo pazzesco, in modo pazzesco. Magari ve lo faccio vedere qui, come se non bastasse anche il carissimo Broly. Si trasforma. Dovremmo essere in grado, attenzione, di attivare l'active skill con Beerus. Vediamo. Esattamente. Esattamente. Quindi vado a mettere, non riesco a metterli per bene. Perfetto. Allora io direi no. No, direi di beccarci comunque il... Allora, mettendo in mezzo Beerus otteniamo un pochino di danno in più, quello sì. Però qui sfruttiamo in realtà l'attacco e difesa più 70% dopo aver subito il danno, ok? Quindi io vado ad attivare l'active skill. Ok, ecco qui, attacco e difesa più 50%. Difesa di 144.000, ragazzi. Allora, la difesa non è male, anche se lo stiamo vedendo a full ability, ok? La difesa sicuramente non è male per questo personaggio. Lì sono curiosissimo di vedere Whis come si comporterà. Vediamo anche dal punto di vista difensivo 84.000. Però ha alte chance, great chance di evasione, quindi voglio vedere come si comporterà. Vediamo un secondino. Raga, questo fa male veramente, questo fa male veramente, non lo so adesso a livello di tour come si andrà a posizionare nei calcoli e tutto il resto, ma sto coso... Allora, voi lo sapete, io non tendo, soprattutto all'interno di Showcase, tanto a giocare i buffer, ok? Non credo in realtà di aver sovraccaricato questo team di buffer, perché uno è il Rare Summon ed è, non dico obbligatorio, ma quasi obbligatorio. Intanto qui all'interno di questo turno c'ho paura, però non dico che sia obbligatorio, ma quasi obbligatorio giocarlo praticamente insieme, proprio per attivare le potenzialità del personaggio. Quindi non credo di avere, in un certo senso, non fatemi dire delle parole che YouTube potrebbe prendere male, comunque non credo di aver falsato le cose. Allo stesso tempo, anzi, è buono giocare qualche bufferino in più all'interno di questo team proprio per Beerus. Quindi, ragazzi, il PG è veramente, veramente tanta, tantissima roba, soprattutto per essere un tour. Ovvio, non può essere, secondo me, cioè è fortissimo, rientra fra le primissime posizioni, secondo me, a livello dei tour migliori del gioco, ma questo qui dà fastidio anche alle LR, assolutamente, come vedete, cioè... Riesce a superare, non dico con tutta tranquillità, ma quasi anche i valori d'attacco delle LR anniversario. Anche se beh, lì ci sono dei puntini da mettere su lei, attenzione, dei puntini anche belli grossi. Però è tanta roba sicuramente dal punto di vista offensivo. Quello sì, dal punto di vista offensivo è un PG, mamma mia che recovery, guardate lì. Dicevo, un PG che veramente è indiscutibile. Cioè offensivamente è una bestia. Dal punto di vista difensivo ovviamente lascia un pochino di più a desiderare, quello sì, però non è nemmeno eccessivamente malvagio, anche se ragazzi lo stiamo comunque considerando a full ability. Ora, io non credo sinceramente che riusciamo a resistere all'interno di questo turno, sapete, vado giusto a prendermi un senso, ma giusto per vedere dove andiamo a finire, ok? Dopo questo turno, ragazzi, per me lo showcase si può dire concluso. È un personaggio veramente pazzesco, almeno dal punto di vista del danno. Voglio vedere giusto come gestisce i danni, sia subiti che messi a segno. Qui ovviamente, ragazzi, ecco, io l'avevo leggermente dimenticata come cosa. Come vedete, comunque ci troviamo contro l'STR di Goku, ma lo spaziamo totalmente via. Cioè, lo spaziamo via a dir poco. Guardate qui. Tremendo. Tremendo. Dicevo, avevo totalmente dimenticato che noi comunque avevamo l'avevamo la meccanica Kaioken all'interno della special. Quindi, ecco il motivo per cui lui, col passare dei turni, comunque aumenta sempre di più il suo danno.
Ed è veramente tanta tanta roba. Veramente tanta tanta roba sto PG. Bello bello. Però non so quanto possa valere la pena sinceramente spenderci, anche perché bisognerà vedere comunque con quale banner arriverà. Però è comunque un gran PG. E questo veramente non me l'aspettavo dopo l'anniversario che c'è stato. Ragazzoli, io direi che a questo punto possiamo concludere qui. Direi che devo concludere anche con questa bella specialozza. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate del PG, se lo ritenete un PG veramente veramente assurdo come lo ritengo io da questo, almeno dal punto di vista offensivo. E nulla, fatemi sapere dai tutte le vostre considerazioni. Quindi mi piace, commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.